Il riciclo visto dall'interno, da dentro il processo produttivo. Valorizzare questa pratica per CONAI significa anche far conoscere da vicino l'attività delle eccellenze aziendali fortemente impegnate nel settore, come nel caso di R Plast, produttore di scaglie in PET da riciclo. L'impresa in provincia di Caserta è dotata di un impianto per il recupero delle materie in grado di trattare oltre 20.000 tonnellate annue di contenitori in PET post-consumo. La visita guidata al sistema, voluta da CONAI, ha consentito così di verificare tra gli aspetti l'alta qualità del processo di trattamento meccanico dei contenitori in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. All'interno di un unico lotto, di un unico comprensorio industriale è possibile ricevere in pratica la raccolta dei comuni, la raccolta differenziata dei comuni e tramite un processo di selezione avviare a selezione tutte il materiale, quindi a ottenere tante frazioni omogenee pronte per essere riciclate, poi tutta la parte PET dell'impianto, così come di altri impianti, viene trasferita in R-Plus e riciclata. Quindi trasformata in una scaglia, in una nuova materia prima. E non è solo la presenza di CONAI a garantire l'efficienza di questo percorso aziendale, parlano chiaramente anche le certificazioni europee come User Plast e quelle internazionali ISO 9001 e ISO 14001 che vagliano il sistema di gestione integrata qualità ambiente di R Plast, senza dimenticare la capacità di creare occupazione consentita dalle imprese della Green Economy. Noi con il nostro sistema, che come avete visto è strutturato con tre linee di recupero e una di riciclo, diamo lavoro a 130 persone dirette. Di queste tra l'altro sono prevalentemente tutti giovani, prevalentemente sono laureati, vengono a noi molte volte in osteggi di 6 mesi e poi rimangono con noi almeno per un po' di tempo, se non per un po' di anni. Una vera e propria filiera che ha da tempo individuato nel Consorzio Nazionale Imballaggi il proprio riferimento e guida. Noi stipuliamo attraverso i consorzi di filiera le convenzioni con i comuni portano il materiale presso impianti come questo, insomma, poi questo ha anche la particolarità di essere uno dei 4 dei centri di selezione del Coreple in questa regione, che oltre a fare la separazione dei rifiuti di imballaggio, in particolare del multimateriale leggero, plastica e metalli, ma anche di carta e cartone e del vetro, tramite le convenzioni i comuni conferiscono e poi vengono ritirati dai consorzi filiera a fronte del quale vengono riconosciuti i corrispettivi dell'accordo quadro.